闇に隠れて生きる俺たち妖怪人間なんだ。人に姿を見せられぬ獣のようなこの体、早く人間になりたい。暗い定めを吹き飛ばせ、ベン、ベラ、ベロ、妖怪人間。Nessuno sa di preciso quando siano nati. In un luogo oscuro e silenzioso, una cellula si moltiplicò per dare origine a 3 nuovi esseri viventi. Essi non sono umani, né sono simili ad altri organismi presenti sulla Terra, ma dietro ai loro corpi orribili si nasconde un profondo senso di giustizia. Queste creature sono mostri cui il destino volle negare la natura umana. Sono in un vicolo cieco. Ne avevo sentito parlare, ma non immaginavo che questo posto fosse così lugubre. Ad ogni modo devo incontrare a tutti i costi il professor Munster. Ho bisogno di parlare con lui. Un cimitero. Non sapevo che ce ne fosse uno qui. Mi chiedo chi ci possa essere sepolto. Maledizione! Aiuto! 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 Mi dispiace che la mia creatura ti abbia spaventato. Era un esperimento. Cosa, un esperimento? Esatto, ma sfortunatamente è stato un fallimento. Sono costretto a ricominciare tutto da capo. Mi scusi, qual è il suo nome? Io sono Munster, se ti interessa tanto saperlo. Cosa? Lei è il professor Munster? Io sono venuto qui per incontrarla. Mi chiamo Golem. Mai sentito nominare. Che lei non mi conosca è un fatto del tutto irrilevante, ma io so chi è lei e ho bisogno del suo aiuto. Non sarà per scopi umanitari. Non importa, ascolterò ugualmente ciò che hai da dirmi. Fin
Fin da giovane sono dedito ad attività criminali. Sono un assassino e ho al mio servizio degli uomini senza scrupoli. Ma ho bisogno di un seguace che mi ubbidisca ciecamente. Qualcuno che non mi tradirebbe mai, un assassino freddo e spietato. Questo è quello che voglio da lei. Che mi crei la persona di cui ho bisogno. So che può farlo. Ha generato un essere umano da una sola cellula. Sarà pagato, è ovvio. E quanto mi offri? Quello che vuole. In questo caso accetto di farlo. Bene, ottimo. Questo deve essere il suo aspetto. Vidi questa donna in azione diverso tempo fa. Questa è la foto che fu scattata allora. Vorrei che il mio seguace fosse come lei. Bene, non ci resta che stabilire la cifra. Che cosa ne dice di 50 milioni? Avanti, non diciamo sciocchezze. Pensavi di cavartela con così poco. Ne sono desolato. Le darò 70 milioni. Anzi, 80. E va bene, posso arrivare fino a 100 milioni. È tutto quello che ho. Sì, 100 milioni possono bastare. Farà ciò che le ho chiesto, professore. Sì, e come ogni mio lavoro, lei sarà perfetta. Anche nella sua crudeltà. Sì, ce l'ho fatta, finalmente ci sono riuscito. Bene, le molecole di acido deossiribonucleico si stanno riproducendo. Presto il processo sarà ultimato. Professore, sono Golem. Le ho portato il compenso per il suo lavoro come stabilito. Professore, sono Golem. Mi risponda. Non c'è bisogno di urlare. Ah, è qui. Oggi è il grande giorno. Lo so. Ammira il risultato del mio lavoro. È identica a quella donna. Allora che ne dici? Ti ritieni soddisfatto? È perfetta. Questa donna obbedirà a ogni tuo ordine. È stata creata per esserti sempre fedele come desideravi. Farà tutto quello che le chiederò? Solo se giudicherò le tue richieste sufficientemente spregevoli. Ah, noi due andremo d'accordo. Il male è il mio unico scopo. Professore, ecco la sua ricompensa. Razzo di bastardo! Come ha potuto essere così ingenuo da credermi? Che tu sia maledetto. Davvero desolato, professore. È mia intenzione mettere in atto una serie di furti e rapine servendomi della tua preziosa collaborazione. Per questo ti ho fatta creare. Da questo momento in poi tu sarai il mio braccio destro e seguirai attentamente ogni mio ordine. Cominceremo con il servizio di trasporto valori. Per quale motivo ti sei fermato? C'è qualcuno a terra in mezzo alla strada. Voglio andare a controllare. Cos'è successo? Si sente male? Ci deve essere qualcosa che non va. Presto, andiamo a vedere. Il vostro viaggio termina qui.
Prossimo obiettivo, la casa di un vecchio miliardario. Posso sapere dove ci stiamo dirigendo, capo? Non fare inutili domande, segui le mie indicazioni. Oh no, sono caduto di nuovo, riproviamo. Un momento, la donna che è appena passata su quella macchina era Bera. Che ci fa insieme a quei due uomini? Che strano, meglio indagare. Agite secondo i piani e mi raccomando, siate veloci. Qualcuno fermi quei rapinatori! Fermateli! Che cosa? Bera è una rapinatrice! Non posso crederci, avverto subito Ben! Ma che cosa le è saltato in mente? Vero! Ben, è successa una cosa terribile! Parla, di che si tratta? Ho visto Bera rapinare una banca. Io avrei fatto una cosa del genere. Sei qui. Ma come ti è venuto in mente? Ti sembra che potrei mai rapinare una banca? Dimmi sinceramente, tu sei sempre rimasta qui con Bam finora? Certo, aspettavo che tu ci raggiungessi. Eppure è strano, la donna che ho visto era senza dubbio Bera. Dal momento che lei era qui, chi è stato il colpevole della rapina? È stata la donna che ho scambiato per Bera, insieme ad altri due uomini. Agitarti. Meglio essere prudenti, la polizia potrebbe essere sulle nostre tracce. Non devi preoccuparti, Whisper, per il momento non ci sta seguendo nessuno. Può darsi, però... Tira dentro quel mitra. Se qualcuno dovesse vederlo, si insospettirebbe. Whisper, fa come ti ho detto. L'atmosfera si sta facendo un po' tesa, capo? Sì! Ah! Ho come l'impressione che voi due fatichiate a prendermi sul serio. Allora ascoltate bene, ho ideato io il piano dell'ultima rapina. Sono io il numero uno di Golem, non dimenticatevelo. Se non fosse stato per me, non sareste mai riusciti a mettere le mani su un bottino così ricco. Non sottovalutatemi solo perché sono una donna. A quanto pare la polizia ha cominciato le ricerche. Meglio nasconderci se non vogliamo seccature. Vito, lasciamo la strada. Dirigiamoci verso la montagna. Certo, come tu desideri, capo. Bene, non seguiranno mai la nostra nuova pista. Ora che siamo fuori pericolo, comincio a sentire fame. Non pensare a queste sciocchezze, affrettiamoci. Ah, finalmente comincia a vedersi il nascondiglio di Golem. Ci starà aspettando. Anche questo colpo in banca è andato a segno. Sicuramente... Ah! No! Ma quello è un mostro! Che razza di creatura! Qualunque cosa sia, me ne sbarazzerò. Passami il mitra, Whisper.
che ti vedo comprendo come Beru possa essere caduto in errore. Tu chi diavolo sei? Io? Il mio nome è Bera e non lascio impunite le persone malvagie. Ma che stai dicendo? E soprattutto non posso lasciare impunita te! No! Non avresti dovuto sottovalutarmi, mostro! Hai osato colpirmi! Lo pagherai con la vita! Non ci conterei! Sarò io a uccidere te! Scappiamo! Mancata! Fuggiamo! Eccoti qui! Aspettami! Perché? Perché l'hai fatta? Vito, rispondimi, Vito! Oh no, Whisper! A quanto pare sei rimasta solo tu! Fatti avanti! Maledizione! Ai tuoi crimini. Maledetto mostro, non è finita, ti ucciderò! Oh no, che cosa ho fatto? È stato facile, si sono uccisi tra di loro. Questa donna era identica a me e questa strana sostanza, non capisco. Lo scontro si è risolto a tuo favore. Oh, Bem. Non pensavo potesse esistere un essere umano con le tue sembianze. Mi ha sorpreso ancora di più l'averla vista sciogliersi in uno strano miscuglio. Che cosa? Questo significa che... Guarda, Bem, c'è una casa su quell'altura. Forse era il nascondiglio di quei criminali. È probabile. La strada che stavano seguendo va in quella direzione. Voglio che tu e Beru andiate a controllare quella casa. Può essere che il capobanda si nasconda ancora là dentro. Io farò un giro di perlustrazione nelle vicinanze. Beru, andiamo! Sì! L'odore di quella sostanza. Come pensavo, quella donna... Questa stanza è davvero sporca. Chissà che cosa ci facevano qui dentro. In fondo il mio aspetto è simile a quello di un comune bambino umano, eppure sono una creatura diversa. Dobbiamo nasconderci. Perché, Bera? Che cosa c'è? Fa come me, renditi invisibile. Che cosa hai visto? Shh. Sta venendo qui. Chi è quell'uomo? È sicuramente il capo dei criminali che ho affrontato nel bosco. Dici che è lui? Osservalo bene. Puoi distinguere gli uomini dall'animo malvagio, dal loro sguardo. Devi guardarti da persone come lui. Per un attimo ho avuto la sensazione che ci fosse qualcuno.
paura. Presto, andiamocene da questo posto. E tu da dove sei sbucato fuori, ragazzino? Tu non sei un essere umano, sei un'altra delle orribili creature del professor Marston. Non meriti che la morte. Aspetti, di che cosa sta parlando? Non conosco nessun professore, non ho fatto niente di male. Mi chiamo Bero. È inutile cercare di fuggire, non hai via di scampo. Dannato mostro, per te è finita. Aiuto, Bera! Aiuto! Bel coraggio prendersela con i deboli. Sei la donna che vidi quel giorno, un'amica di questo boccioso. Bero, allontanati da qui. Se risparmiassi la vita a quell'uomo, continuerebbe a commettere crimini. Non posso permettere che accada. Eccoti, per prima cosa ti avverto che i tuoi compagni sono morti. Sono morti? Non può essere! E adesso è il tuo turno. Pagherai anche tu con la vita quello che hai fatto. Maledizione, il dolore mi impedisce di muovermi. Bera! Non ce la faccio, non riesco ad alzarmi, queste ferite. Fatti forza, dobbiamo andarcene da qui, sta bruciando tutto. Io non... Bera, alzati, ti prego, rispondimi. E ora che posso fare? Ho bisogno di aiuto. Ben, Ben, dove sei? Ben! Questa è la fine che meritate, bruciate tra le fiamme, immonde creature! Come sta, Bero? Per domattina si sarà ripreso completamente. La donna che aveva le mie sembianze è stata creata nel laboratorio di quella casa. Non so se sia possibile creare un essere umano, ma è indubbio che quella donna non lo fosse. E ora che tutto è stato inghiottito dalle fiamme, non potremo mai saperne di più. Chissà, forse proprio in quel laboratorio anche noi... No, mi rifiuto di crederci. In noi scorre forte il sentimento della giustizia. Siamo nati per combattere il male. Rimanete col fiato sospeso! Un nuovo terrificante episodio vi attende. Bero, avventuratosi nei sotterranei di una vecchia villa diroccata, viene imprigionato dentro a uno specchio. E Bera, entrata a sua volta nella
nella casa alla ricerca del ragazzo subisce la medesima sorte, ma Bam viene in loro soccorso. Ogni tentativo di infrangere lo specchio si rivela però vano e un orribile volto prende forma sulla sua superficie. Il prossimo episodio, lo specchio dell'odio. Non perdete il vostro appuntamento con la paura.